Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Quest'oggi parliamo dell'Abelia grandiflora, o semplicemente conosciuta con il nome di Abelia. È un arbusto con un'altezza variabile fino a 1,5 metri, con fusti ramificati e una crescita rapida e vigorosa. Le foglie sono di colore verde scuro, di forma ovata e di color bronzo da giovani. È spontanea in Cina, Giappone e Taiwan. È una pianta molto semplice da coltivare, molto resistente e durevole. Si può infatti coltivare sia in vasi che in cassette profonde. Dopo l'acquisto vi consiglio di rinvasarle in un contenitore molto più largo e profondo di quello vivaistico. Utilizzate un buon terriccio universale oppure un terriccio per trapianti. Richiede poche attenzioni, va innaffiata ogni 2-3 giorni in estate, mentre in inverno devono essere limitate, specie se le piante sono all'aperto. L'Abelia in giardino sopporta bene la siccità. In piena estate è utile, tuttavia, fare una doccia delicata sulle foglie, la sera specialmente, anche per asportare la polvere dalle foglie. L'Abelia ha un fabbisogno nutritivo moderato. Va quindi concimata da aprile a settembre ogni 15 giorni e da ottobre a marzo ogni mese. Non eccedete mai con concime, meglio poco che troppo, ma con regolarità. Prima di concimare è bene inumidire il terreno. Non è necessaria una potatura regolare, è sufficiente ripulire la chioma ogni primavera, regolando quando occorre la lunghezza dei rami per conservarne una forma ordinata. Le potature frequenti nei primi 2-3 anni aiutano a ottenere piante di bell'aspetto, ma ne riducono la fioritura. È una pianta molto decorativa grazie ai suoi fiorellini che sbocciano fino a fine autunno. La fioritura è duratura, infatti, comincia già dall'inizio dell'estate, raggiungendo il suo momento più generoso prima dell'autunno, quando si copre di numerosissimi fiorellini simili a campanelline bianche o rosa, riuniti in mazzetti. Se ben esposta al sole, l'Abelia forma moltissimi fiori che rilasciano una piacevole e leggera fragranza. L'Abelia è una pianta adattabile, vive bene in posizioni esposte sia al sole, ma tollera anche l'ombra parziale, tuttavia fiorisce meno. Non teme il caldo e l'afa ed è anche resistente al freddo intenso. È ideale anche per siepi e bordure. Se notate che la vostra Abelia non fiorisce, la causa può essere la carenza di sole o di concime. Quindi vi consiglio di spostare in piena luce la vostra pianta e di concimarla. Se invece i rami perdono le foglie, questo è dovuto perché il terreno è troppo asciutto o il vaso è troppo piccolo. Vi consiglio di rinvasare e bagnare maggiormente, ma soprattutto con regolarità. Ed infine una curiosità, l'Abelia veniva coltivata in Cina anche a scopo rituale. Infatti era ritenuta capace di proteggere sia la casa che gli animali domestici. Ed infine il suo significato. Esprime la fiducia nelle proprie forze e la capacità di trovare la concentrazione in situazioni difficili. Con queste immagini dell'Abelia del mio giardino io vi saluto. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. E noi ci vediamo nell'angolo verde di Angela con nuovi video. E come dico alla fine, ciao e una buona giornata a tutti!